ragazzi, benvenuti finalmente in questo primo episodio della reazione alle vostre migliori giocate di Clash Royale. Questo è l'episodio 1, l'episodio pilota e l'episodio 0 dove vi annunciavo la nascita di questa serie, di questo format. Vi è piaciuto un sacco, mi avete mandato, raga, una marea infinita di clip. Ho ricevuto nella mail che vi lascio qua sotto in descrizione, che è clashjumpitech@gmail.com, circa 600 email, ne ho lette all'incirca 150, ci ho visto, raga, 150 giocate, e per questo primo episodio ne ho scelte 13. Sono una più bella dell'altra, ci sono anche alcuni fail, alcune cose particolari, non sono per forza tutte giocate fighe, come sapete. Mi sono divertito un sacco a scegliere le clip, quindi non vedo l'ora di iniziare, quindi mi raccomando, ragazzi, per questa serie che nasce soprattutto grazie a voi, inviatemi un bordello di clip, cioè tutte le clip che vi vengono in mente, mandatemele nelle qua sotto in descrizione, mi raccomando, clip senza la vostra voce, senza tagli, con l'audio del gioco attivato e in buona qualità. Vi siete comportati bene, mi avete mandato clip piuttosto buone, alcune le ho dovute scartare perché magari mi è capitato uno che ha fatto che ha fatto la ripresa, cioè col suo telefono, e riprendeva con un altro telefono lo schermo dell'altro telefono. Perché questa cosa? Cioè registra direttamente a Z Recorder, ne esistono un sacco di tool. Direi di non perderci in chiacchiere, supportiamo la serie a 25.000 mi piace, arriva il prossimo episodio che voglio pubblicare ogni mercoledì, quindi mi raccomando, lasciate un mi piace così ogni mercoledì ci sarà questa serie. Partiamo da Andrea Saffioti, che in gioco si chiama Pazzo Sgravato, Los Cane Pones. Ok, la situazione di gioco è questa: barbari scelti, congelamento, pipistrelli, lui ha 100 di vita nella sua torre, è in attacco, vediamo che succede. Ok, gli lanciano gli scheletrini, così i barbari scelti giustamente se ne vanno a cagare. Una tronco che lo salva in extremis. Arriva una strega, ma intanto lui lancia una principessa, lancia anche un principe nero. C'è questo domatore, mamma mia, che lo salva in extremis. Con gli scheletrini 103 contro 482. Bombarolo distrutto. Congelamento. Probabilmente non aveva più elisir. Scusate. Arriva il principe da un colpo, da un hit. No! Però la principessa gli fa porco 2. 108 a 103. Arriva questo principe. Principe contro principe. Anzi, gran cavaliere. Scheletrini dietro. Principe nero dietro. Raga, non sto capendo un cazzo. Principessa, domatore, se riesce a difendere. Scheletrini, come cazzo fa a difendere, raga? Tronco che lo salva in extremis, veramente, sto giro. Principessa sempre dietro. Un'altra strega con un principe. Principessa ancora dietro che pulisce il tutto. Sta partendo il principe, vediamo se riesce a hittare la torre. Congelamento. E la principessa hitta la torre perché ha piazzato un attimo in ritardo la Valchiria, perché altrimenti la principessa hittava la Valchiria. Difesa pazzesca, GG, e riesce a vincere in questo modo. Figa, ragazzi, cioè come esordio, come prima clip, mica male, mica male. Complimenti, Pazzo Sgravato, davvero complimenti. Questo utente mi manda questa clip e la chiama Attimi Senza Respiro. La clip me la manda AK7. La situazione iniziale è questa: golem che sta arrivando, pipistrelli che arrivano. Ah, una 2v2 tra l'altro. Cannone a destra, Valchiria in basso. C'è un delirio. Il team di AK7 ha perso una torre, mentre gli avversari hanno la torre a 400 di vita. Vediamo che succede. Ah, ok, praticamente me l'ha messo velocizzato. Perfetto. Intanto attaccano con il Circus qua sopra. Riescono a prendere anche loro una torre. In che modo, raga? Non ho capito un cazzo. Ah, la torre la prendono con un barile goblin, semplicissimo. Lanciano le guardie royale. Sta arrivando Gesù praticamente qui in alto. Questi qui in basso, il boia e il cavaliere, ok. Oh, ok, eccola qui la giocata interessante. Abbiamo praticamente una palla di ghiaccio lanciata proprio in extremis, veramente sulla torre che ha 103 di vita, mentre nella la torre del team di AK7 sta ricevendo un domatore, una valchiria e dei pipistrelli. Rivediamo. E anche un gigante royale. La torre rimane a 55 a 7 con una scarica. Intanto il domatore e il gigante royale si avvicinano in maniera veramente pazzesca. Mettono una fuorilegge, poi le guardie royale, degli scheletrini per difendere tutto sto bordello. Scheletrini non scelta saggia perché c'è la valchiria. Uno spiritello del fuoco dietro, stanno difendendo tutto dal gigante royale che comunque qualche hit l'ha data. Lanciano un barile goblin. Oddio, barile goblin contro razzo. Ma ovviamente il barile goblin a terra prima. Cioè, guardate questo scambio. Oh, 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 ha nettato. Oddio, ragazzi, ha nettato proprio per un pelo, per un pelo. Bella, ottima partita, GG per voi. Se lanciavate quel barile goblin un pelo in ritardo, eravate finiti. Comunque, mamma mia, ragazzi, cioè, che giocate pazzesche. Cioè, bisogna commentare tipo Fabio Caressa agli europei. Passiamo a Davide Porpe, che ci manda questa clip. La situazione iniziale è: la torre centrale di Davide c'ha 1200 di vita, la torre del nemico praticamente full vita, però il nemico ha ancora una torre a 1534. Situazione di parità, 1-1. Sta ricevendo un domatore, un drago normale e poi una valchiria, vediamo. Ok, stregone elettrico.
elettrico che distrugge quel drago. Intanto Orco Duratore Centrale sta prendendo delle hit. Frate, oddio, un HP. Praticamente la torre centrale ha preso hit sia dal domatore che da una firepalla lanciata in extremis. Lui mette subito i barbari scelti che distruggono ovviamente il domatore e poi lancia delle frecce che fanno rimanere il tutto a 1 HP. Ok, intanto i barbari scelti si fanno anche la Valchiria, stanno avanzando, lì stanno arrivando degli scheletrini, parte anche con un principe. La Valchiria viene giustamente blastata, tronco, gli scheletrini là sotto non se li sta in c***o di striscio. Oddio! Mamma mia, ragazzi, i barbari scelti sono troppo forti. Cioè, praticamente aveva 1447 di vita e li hanno... Cioè, in 2 secondi l'hanno distrutto. Cioè, guardate qui quanto è durata quella torre. Cioè, ragazzi, 2 colpi è andato. Intanto lui aveva lanciato il domatore sotto, ma... Un po' troppo in ritardo, mio Lion King. Complimenti a Davide, forza Italia. Giusto così. Andiamo avanti. Questa clip ce la manda Etue Zen. Nick particolare, scritto tanto anche qua sotto. Etue Zen. Allora, situazione iniziale. Golem che viene difeso da un boia e da una Valchiria. La torre del nemico sta a 8 HP, mentre loro stanno praticamente full vita. Andiamo. Ok, anche uno stregone elettrico per difendersi. Arriva questo ro... Cioè, raga, non so se avete capito quello che è successo. Cioè, praticamente il nemico ha lanciato un razzo per far fuori sia il boia che la Valchiria che lo stregone elettrico, perché stavano giustamente uccidendo il golem. Ma il golem è esploso in quell'esatto momento, quindi esplodendo ha fatto allontanare le truppe e il razzo non ha colpito niente, se non la torre. Manco la torre è colpita. Che cazzo! E giustamente poi avranno vinto, perché come cazzo fermi tutte ste robe? Pazzesca sta clip. Porca troia. Andiamo con Gabri Master 10. Sta attaccando con dei barbari scelti al 13, onestissimi. Ha una Tesla e un arciere piritocnico dietro. E intanto i nemici hanno dei goblin lancieri lì che stanno attendendo. La torre dell'avversario è a 273, la torre di Gabri è a 518. Vediamo chi vince e cosa fa. Oddio, razzo che ti distrugge la torre. 72, intanto quei barbari scelti fanno danno. Oddio. Non ho capito un cazzo, ma va bene. Guarda, come cazzo ha vinto? Non ne ho idea. Cioè, non ho capito, ci sono i barbari scelti che distruggono la Valchiria. Il nemico lancia una droga in extremis che distrugge l'arciere pirotecnico. Ma non capisco come vincono, visto che la farpalla arriva dopo. LOL. Praticamente l'arciere pirotecnico qui in basso ha ittato per ultimo la Valchiria uccidendola. E praticamente il dardo che si rompe, l'esplosione dell'arciere, ha distrutto la torre. Il nemico aveva possibilità di vincere. Oddio, avevo un barile goblin che se lo lanciava qui vinceva. Però GG, cioè che culo. Passiamo a Kyogre. Che nomi strani che avete, ragazzi, che nomi stranissimi. Ma tu come ti chiami? Quest'utente ci manda questa clip. La situazione iniziale è una torre per uno. Avversario già ittato, lui è anche ittato nella torre centrale. 1152 di vita l'avversario, lui 1953. Mancano 9 secondi alla fine della partita. Vediamo che succede. Full di Elisir entrambi, tra l'altro. Che cazzo sta succedendo? Senza audio. Perché ho preso sta clip? No. Ragazzi, mi sono ricordato perché ho preso sta clip. Posto che non me ne ero accorto che erano in amichevole, quindi già non le avrei dovuta scegliere sta clip, perché sicuramente stavano provando proprio a fare questa cosa. Però guardate che lol. Praticamente mettono un pescatore, uno spiritello del fuoco e una fuorilegge qui in mezzo. Il pescatore prende la fuorilegge, la trae a sé. Lo spiritello del fuoco, siccome aveva già targettato la fuorilegge, fa un volo pazzesco praticamente di mezza mappa. Guardate che fa lo spiritello. Raga, ma com'è possibile questa cosa? Bellissima. Non è una giocata, è una giocata cosa del merda. Però divertentissima. Ci sta, dai. Carino. Andiamo con Libo. Che lui si chiama Bomber. Palermo Empire, tra l'altro. Non me ne ero accorto. Lui tutto full, praticamente. Bello, bello messo bene. La torre dell'avversario è 1545 di vita. Ok, un pecca. Vediamo, vediamo che fa. Intanto il pecca va. Lui attacca con il domatore. Più un tronco in predict pazzesco. Mamma mia, ho un'altra firepalla in predict. Ce lancia. Più tronco praticamente. Dopo un istante lancia la tronco che ammazza tutti gli scheletrini in super predict. Praticamente non hittano nemmeno il domatore. E poi sempre in predict lancia una firepalla e ammazza lo stregone elettrico. Cioè, predict della tronco e boom. E si fa una torre così in scioltezza. Bravissimo. Mi sa che questa partita poi te la sei portata a casa, senza ombra di dubbio. Passiamo a Oronzo. Situazione iniziale con la torre di Oronzo a 270 HP, messa male male male. Sta arrivando una scintilla cattivissima. L'avversario praticamente ha le due torri rimaste full vita. Lui è messo proprio male. Vediamo come rimonta. Abbiamo un drago,
degli scheletrini. Non lo vedo messo bene, eh. Oddio, quel pecca che ammazza gli scheletrini. La scintilla ammazzata dagli scheletrini. Ok, il pecca pure dagli scheletrini, più i pipistrelli. Intanto si avvia il draghetto. Quegli scheletrini rimanenti si fanno anche il coso. Piazza una mongolfiera. Mamma, è particolare questa. Oddio, sta arrivando due cose. Oddio. Che remontata, raga. Cioè, praticamente stava arrivando l'esercito. Gran cavaliere, principe nero e drago. E ha fermato il tutto con gli scheletrini. Ha stoppato il salto, che bucio di mentre là sopra mongolfiera e principe hanno fatto il devasto. Cioè, che combo pazzesca. Tanta roba, complimenti. Bastava anche solo un hit del drago ed era finita sta partita. Finitissima proprio. Passiamo con questo utente che si firma relax. Situazione iniziale un po' de merda. La torre dell'avversario a 206 HP, mentre quella del nostro relax è 158. Abbiamo una furia, un boy è incazzatissimo, una fuorilegge anche incazzatissima. Arriva una trivella goblin che viene blastata dagli scheletrini, che non colpiscono nemmeno una volta la torre. Arriva un principe e uno spiritello del fuoco. Ok, quel gigante è buono. C'è anche un boscaiolo lì che sta picchiando. Arriva il golem, quello dei goblin là. Mamma mia, che situazione pazzesca. C'è pure sta furia. Ragazzi, non sta capinca. Mamma mia, cioè praticamente sta arrivando qui un esercito tra due principi, boia e goblin. Lui lancia una tronco che comunque non lo aiuta tantissimo, se non a distruggere quei pochi goblin. Abbiamo una valchiria con degli scheletrini, un altro minatore. Minatore che viene blastato dallo stregone elettrico. Non si sa come sta difendendo, ragazzi, vi giuro, non so come sta difendendo. Sta difendendo proprio coi denti. Lancia la tronco che va a salvare la partita. Ma come si è difeso da quel minatore con lo stregone elettrico? Cioè, pazzesco. Quel gigante lì geniale per proteggersi dai cosi, dai principi, e va a vincere in questa maniera. No, raga, wow. Passiamo a Riccardo Figus, che in game ha il nome. Situazione di questo game: abbiamo la torre del nostro Masseo a sto punto a 28 HP, mentre il nemico è messo molto bene. Vediamo che succede. Allora, sta arrivando un golem d'Elisir, un drago infernale, abbiamo una guaritrice. Che cazzo è il mazzo di Ciccio Gamer? Potrebbe essere il mazzo di Ciccio. Intanto i barbari scelti lì fanno un danno pazzesco. Aspetta. Mi ero perso qui la torre che era arrivata a 2 HP. Aspetta un attimo. Niente, lancia una farpalla sulla torre, che la porta a 2 soli HP, raga. Pensava di vincere, invece se l'ha presa undercut. I barbari scelti con la furia, quella torre proprio se la distruggono. Lancia anche delle frecce. Il barile goblin lanciato dall'avversario non riesce a hittare la torre per tempo, perché i barbari scelti hanno fatto prima. Mamma mia, che timing, che roba pazzesca, ragazzi. Io avrei preso il telefono e l'avrei lanciato 100%. Però GG per il Masseo. Bravo Masseo, non sapevo giocassi a Clash Royale. Passiamo a Stefano Maghella. La torre di Stefano è 186 HP, mentre il nemico è messo benissimo. Ha lanciato un domatore, vediamo cosa fa. Ok, domatore, stregone elettrico che rallenta il domatore, più barile goblin che vengono blastati dall'arciere, quello lì. Ok, ti devi difendere, sei messo male. Lui c'è i barbari scelti che ti lancia sicuro. Li lancia là sopra. Sgherri che difendono. Buono, quegli sgherri buonissimi. Scheletrini che difendono i barbari scelti. Onesti. Intanto FaviJ mette un video. Domatore in alto, barbari scelti in basso. Io non ho capito la scelta del nemico di mettere i barbari scelti in alto. E li avevo messi più vicini io. Però sicuramente buon game, buon match. Questo domatore qui ti ha salvato la vita. Barbari scelti, tra l'altro, usati con la specchio. Passiamo con la penultima clip che ci manda Teto, che non è in nessun clan. Teto, fatti un clan che potrebbe essere interessante. La situazione iniziale di questa clip non è delle migliori. Teto che ha ancora due torri. Però sta arrivando. Sì, se ne ricordo delle guardie, dei goblin, dei mascalzoni, un golem dell'elisir. Vediamo che succede. Intanto mette uno spiritello elettrico. La torre è persissima. Draghi del fuoco. La sua torre, raga, malissimo. Come cazzo fa a difendere? Quella strega salva in extremis la partita. Un altro golem dell'Elisir sta difendendo con i denti, raga. 74 HP quella torre. Parte con una trivella goblin. Oddio, ragazzi, cosa sta succedendo? Raga? Il nemico piazza il golem dell'Elisir. No, raga, non si è capito un cazzo. Ha messo le guardie, ma che hanno fatto ben poco. E ciao, anche quella firepalla era inutile, compare, perché avevi comunque vinto. GG, mi è piaciuta tantissimo la difesa. Cioè, pazzesca la difesa di questa clip, raga. E passiamo con l'ultima clip di oggi di Tommaso Gasparini, ragazzi. Andiamo con questa clip. Situazione iniziale, praticamente full vita tutti. Vediamo che succede. Lui è il 2.6? Sì, lui è un buon 2.6. Tra l'altro dello stesso clan nostro.
Ciao Tommaso. Ok, gran cavaliere che rompe sempre il cazzo. Struttura, giustissimo. Mettere adesso degli scheletrini per rompergli il cazzo. Sì, eccoli qua. Oddio, e gli fa attivare la torre centrale. Ah, e finisce così la clip. E pensavo durasse di più. Niente, fa balzare il gran cavaliere sul cannone, giustissimo. E poi al posto di mettere gli scheletrini proprio accanto al gran cavaliere, li mette praticamente davanti la sua torre centrale. Così il gran cavaliere balza sugli scheletrini e attiva la torre centrale. E giustamente non ha che fare, perché tre torri lo stanno blastando e non fa chissà quale danno. Non ci avevo mai pensato, questa secondo me è una tecnica di Grax. Occhio e croce, visto che lui è il king del 2.6, secondo me lui usa questa tecnica. Che dire ragazzi, questa era la reazione alle vostre migliori giocate, il primo episodio. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che ne pensate qua sotto nei commenti, mi raccomando. Vi ricordo di mandarmi anche le clip all'email che trovate qua sotto in descrizione, scritta qui, mi raccomando, mettila qui bella in grande. Ci vediamo mercoledì prossimo con un prossimo episodio. Mi raccomando, se arriviamo a 25 mi piace, altrimenti... Ammazzo!